Salve amici del canale, faremo un lavoro ad acrilico. Come vedete il disegno è veramente semplicissimo, io l'ho già riportato a grandi linee qui su. Vi riprendo un po' il disegno in maniera un pochino più netta, così lo vedete meglio. È veramente ai minimi termini, no? Non vi procurerà certamente dei mal di testa nella realizzazione di questa cosa. Come vedete è tutto molto schematico. E questo è tutto il nostro disegno, per cui non ci saranno certamente difficoltà a realizzare una cosa del genere. Però c'è una particolarità, questo è il nostro segreto, cioè non fare sempre la stessa cosa, che sarebbe troppo semplice. Vi do qualche chance in più di divertirvi in maniera alternativa, diversa, insomma, ci sono mille possibilità nelle cose dell'arte. Quindi qui c'è un po' di sabbia, dov'è? Ecco, cercavo la videocamera che ce l'ho qua sopra. Allora, questo è sabbia, sabbia di fiume. Volevo andare oggi a prendere un po' di sabbia particolare, ma ci hanno chiuso e quindi per il momento ci dobbiamo arrangiare con quello che me ne è stato preso in precedenza. Qui c'è un po' di terra, proprio terra terra, nel senso è poca perché l'ho macinata poca e anche questa ci servirà. Vabbè, dicevo, alla fine la partenza, come tutte le cose, è sempre la cosa più difficile, no? Anche quando si prende l'aereo, si fa le corse, la partenza è il momento più, non solo emozionante, ma quello che crea più apprezzione, quindi alla fine l'organizzazione di tutto è quello che ci blocca. Bene, una tavolozza, un piatto se volete fare i vostri miscugli, che forse è meglio, una ciotolina per l'acqua, acqua normalissima di fonte, la famosa acqua del sindaco, e quindi usatene quella che vi serve. In questo caso ne useremo, insomma, il giusto, poco, insomma, abbiamo a disposizione, però senza grandi utilizzi. A volte invece l'acqua è più indispensabile del colore. Beh, ok, siamo a posto. Colori. Allora, userei un po' di arancio, un po' di giallo, anzi, usiamo questo giallo qui che è una schifezza, così ne facciamo qualche uso migliore. Questo, allora, poi cos'altro usiamo? Prendiamo anche spunto dal nostro disegno, so che l'abbiamo fatta a fare. Quindi abbiamo un marrone, un giallo arancio, del rosso, un marroncino, pochi colori, alla fine sono tre colori. E proprio in cielo useremo qualche cosa. Beh, allora per il momento, allora cominciamo. Arancio, giallo, questo giallo qui. E qui abbiamo i nostri colori per iniziare. Allora, pronti? Via. Prendiamo anche un bel pennello, così intanto ci aiutiamo. Allora, pennello, 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 boia, pennello, eccolo. Cominciamo, come ho detto, con questa parte qui. Allora, questo è un arancio che ormai è finito. Gli diamo l'ultima volta e poi lo mettiamo a riposo, se esce qualcosa. Se no, pace. Mi sa che è andato. Allora, vediamo, qualcosa c'è sempre. Ci vorrei sfuggire, ma noi ti prendiamo fino all'ultimo. Tanto lo utilizziamo come base, perché ne avremo bisogno
quindi tutto serve, alla fine nulla va sprecato. E così ci siamo. Potete fare anche la parte, diciamo, esterna della tela, eh. A volte, se non la voleste poi incorniciare, ma lasciare naturale, avete già qualche cosa che contorna il tutto. Ok, questo stavolta è finito, e quindi via. Ci serviva una spatolina, no? E noi ce l'abbiamo. Quindi possiamo prendere un po' di sabbia, la mettiamo, questa sabbia c'è anche della, ecco, un po' di, e la mischiamo tutta, qui un pochino di acqua male male non li fa, giusto un pochino, se no mi serve troppo, ecco. Ci mettiamo anche un po' di questa terra, proprio terra, proprio terra macinata, pestata, come piacciono questi intrulli, non avete idea, diverso proprio. Allora, un altro po' di arancio, ecco, nero, ecco, ora ci siamo. Ora la strada, come vedete, la lascio per dopo perché gli voglio dare una colorazione leggermente diversa. Ora poi la ripasso con la spatola, eh. Questa tela, siccome è un po' lenta, ecco, un po' allentata, non si vede come si dice, con la spatola affondava, non si riusciva a lavorare bene. Ok, e ora gli diamo una. Gli voglio levare questa. La pennellata, non voglio che si veda, anche se non se la può immaginare, però. Ora facciamo
la strada, ho detto, la voglio fare leggermente più chiara, quindi ok, a questo punto passiamo alla seconda fase. Ok, allora, molto semplice, come vedete, non è che dobbiamo fare grandissime cose. Continuiamo con l'abbozzo di questa collinetta. Allora, la nostra tavolozza. Usiamo sempre questo arancio che abbiamo usato prima. Però ci mettiamo anche un pochino di giallo. Allora, questo giallo, è un po' vecchio, è un po' di pessima qualità, è quasi impastato, però va benissimo per quello che dobbiamo fare. Qui abbiamo usato la sabbia e qui usiamo questa specie di pasta di acrilico. Naturalmente, se non avete del colore vecchio, vi potete tranquillamente arrangiare con un colore normalissimo, eh? Però mi piace questa granulosità, questa roba un po' materica. Se c'è qualche punto dove con la spatola non si riesce ad arrivare, si prende, penso, un po' di sporco, si prende il pennello e si rimedia. Io qui ho fatto degli angoli molto netti, quindi volendo si possono addolcire un po', però mi piaceva questo sbuffo quasi fumettistico. Quindi se non vi sentite a vostro agio con la spatola o potete tranquillamente andare di pennellaccio, eh?
Però la spatola vi dà questa sensazione di, proprio di materia che si stende un po' da, come posso dire, quasi da contadini. Ecco. Ok, prepariamone un altro poco. Quindi se avete dei colori che si stanno per indurire, non sapete cosa farci, usatelo a mo' di stucco. Poi qualche volta faremo anche qualche prova, qualche, come posso chiamarla, lezione. Mi sembra già pomposo, qualche prova di laboratorio in cui useremo lo stucco per muri, quello bianco, quello che è abbastanza cremoso, si può, volendo si può fare anche con le varie polveri. Tempo fa fece anche qualche cosa, se non mi sbaglio, un po' di pigiato se vuole. E qui facevo vedere come poterlo utilizzare. Ci sono sempre tantissime modalità per utilizzare materiali, eh. Quindi questo è uno dei tantissimi, ma non è certo. Se non avete colore vecchio potete usare un po' di stucco, un po' di gesso mescolato. E da oggi, qui in Toscana, comincia il lockdown, il secondo lockdown. Una volta c'erano le guerre di indipendenza, c'era la prima guerra mondiale, c'erano tante belle storie. Oggi siamo al primo lockdown, secondo lockdown, poi ci sarà un terzo, naturalmente. Tanto ormai l'abbiamo capito il gioco dei lockdown, no? Come funziona. Ok, facciamo quest'altro pezzetto. Come detto anche prima, nelle parti dove con la spatola è difficoltoso arrivarci, casomai ci si arriva, questo è proprio un pezzo, ci si arriva con il pennello, poi eventualmente gli diamo una sistemata con la spatola. Ecco fatto. Ok. Vediamo un po', eh. Allora, questo è rosso. Vediamo, se non va bene, cambiamo. Questi sono colori normali, non sono abbrocciati come prima. Ok, allora, un'asciugatina a sto pennello. Allora, mischiamo e vediamo cosa esce fuori. Un pochino di acqua, ok. Vediamo. Possiamo andare anche un po' più col rosso. Ecco,
colore datelo bello a spessore, che si possa, diciamo così, amalgamare col resto del dipinto. Tutto molto materico, quindi anche qui se non ci andiamo con materiali strani, però comunque diamogli una sensazione di spessore, di granulosità, eh? Quindi si può dare la prima mano a coprire e poi ci ritorniamo con un po' di spessore di materiale, insomma, un po' più denso. Allora. Questo è un dipinto che non ha bisogno di molto sforzo. Allora, questo è un dipinto che non ha bisogno di sfumature particolari, avete detto, ma capito che è quasi, se non fosse per questi due alberi, sarebbe quasi un astratto, un informale quasi addirittura. Quindi ecco, questa è una scusa, diciamo così, per renderlo comprensibile. Ma potrebbe tranquillamente essere considerato un astratto, anche se naturalmente non lo è. È un figurativo, un paesaggio non tradizionale, però ecco, non lo considerate un paesaggio tradizionale o astratto, ecco. Ok, allora. Possiamo aspettare qualche secondo che asciughi un pochino questa zona qui e intanto fare una cosina. Allora, con un po' di giallo, poco, diamo, mi serve giusto per avere ricordo. Se così si può dire, prendendo, ricordo di quello che volevo fare, niente di straordinario, ecco, a posto. Sì. Ok, allora, vediamo. Come vedete non sono andato a cercare la pennellata precisa, delicata,
ma un grafico, una macchia, uno sporcamento. Questa non ci serve più. Per chi avesse la curiosità di sapere quanto è grossa questa tela, vediamo subito. Allora, questa è una tela commerciale, quindi dovrebbe essere una misura, infatti è 60, 60 per 40. Questa è, come detto, una tela commerciale che avevo già utilizzato per un altro lavoro che non mi piaceva, insomma, ogni tanto prendo vecchi lavori che insomma non mi soddisfano più di tanto. E o li butto via o li trasformo in un'altra cosa. Allora, risporchiamo la tavolozza. Allora, un po' di rosso. Allora. Io direi che questo è il colore che più o meno avevo in mente. Intanto c'è anche il fondo. Ecco, così lo ripuliamo un poco, eh. Ok. Ok, quindi va bene così. Ora a questo punto vediamo un po' un attimo qui come siamo messi, sembra asciugato, bene, e allora nulla, c'è da
Allora, rosso, blu. Vediamo un po'. Mettiamoci un po' di arancio, vediamo cosa viene fuori. No, 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 no. Non mi piace. Allora, vediamo un po', ok, aspettiamo che asciughi un po' e poi lo riprendiamo un attimo. Naturalmente dell'albero questi qui c'hanno poco, sembra più un fungo, che ne so io, ma non mi interessa, è nell'ordine di idee del dipinto, ecco. Una cosa abbastanza, come dicevo, tra l'informale, l'astratto e il figurativo, insomma, non ha riferimenti se non così molto vaghi rispetto a una realtà più o meno possibile. Ecco. Insieme al blu ci ho messo questo verde scuro. Ok. Ok.
Quindi se la cosa vi è piaciuta, se vi dà qualche emozione particolare, avete di che divertirvi questi giorni di chiusura. Quindi ne faremo degli altri naturalmente e commentate, iscrivetevi, contribuite e ci vedremo alla prossima. Ciao ciao!